What we do here, just go back. Come vedete, il signor Cimbali sta meglio, sta ingrassando. Tra poco diventerà così. 1, 2, 3. Nonna, insegnagli. Questo è un caco. Questo che sto facendo è pelare un caco. Me lo sbuccia perché io non ho i denti e così lo mangio volentieri. Oggi parliamo di Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio, anche se questo nome deriva da un errore, perché Caravaggio è un paese bergamasco, ma lui non era nato lì. Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nasce a Milano nel 1571. Si forma presso la bottega del pittore Simone Peterzano nella città di Milano, dove viene influenzato da due tradizioni diverse. Da un lato il realismo lombardo, dall'altro il rinascimento veneto. A 20 anni si trasferisce a Roma, prima presso Lorenzo Siciliano, poi presso il Cavalier d'Arpino. Costui gli affida l'esecuzione di quadri rappresentanti fiori o frutta, genere disprezzato dagli accademici del tempo perché ritenuti soggetti inferiori rispetto ai dipinti in cui venivano rappresentate figure umane. Egli inventa un suo particolare repertorio dipingendo giovani presi dalla strada, messi in posa, accompagnati da cesti di frutta, calici e oggetti di vetro. Tra i primi dipinti dell'artista c'è il Bacchino Malato, dipinto nel 1591 circa, che viene considerato un autoritratto eseguito nel periodo in cui fu ricoverato in ospedale per malaria. Il suo primo quadro di figure, dipinto nel 1595, è il Riposo durante la fuga in Egitto, nel quale è chiaro il richiamo ai grandi maestri bergamaschi e bresciani, come Alberto Arrighini, un famoso artista. Scherzi a parte, come Savoldo, Lorenzo Lotto e Moretto. Ma è altrettanto evidente il richiamo alla cultura romana, dimostrato dall'angelo rappresentato di spalle, che è il perno dell'intera composizione. Nel dipinto rappresentante la vocazione di San Matteo, il racconto è immerso nella realtà del tempo, con personaggi con abiti moderni. La luce è l'elemento caratterizzante l'intera opera. È una luce soffusa che entra da una finestra fuori scena sulla sinistra, illuminando il braccio del Cristo che emerge dall'ombra sulla destra. Il taglio della luce conduce l'occhio dello spettatore da destra verso sinistra, dal gruppo di personaggi al gesto di Cristo. Tra il 1606 e il 1607 Caravaggio vive nella città di Napoli. Nel 1608 il pittore si trova a Malta, dove viene nominato cavaliere. Il gesto rappresenta una riabilitazione per la vita sregolata dell'artista, che dovette fuggire da Roma dopo aver ucciso un uomo durante una rissa. Qui esegue quella che è la sua tela più vasta, la Decollazione del Battista. La scena è piuttosto spoglia, rappresenta un ambiente squallido con colori spenti. Nel 1609 è di nuovo a Napoli, dove viene ferito gravemente. L'anno seguente si trova sulla spiaggia di Porto Ercole, dove era in attesa di rientrare a Roma per riavere la grazia. Viene però arrestato e incarcerato per 2 giorni perché è scambiato per qualcun altro, perdendo così tutti i suoi averi. 2 giorni dopo, sulla stessa spiaggia, cercando di recuperare le sue cose, morì di febbre maligna. Era il 18 luglio del 1610, Caravaggio non aveva ancora 39 anni. Pochi giorni dopo, quasi come uno scherzo del destino, arriverà la grazia con il permesso di ritornare a Roma.